Naturalmente il codice deuteronomico non ha una vita molto lunga, perché purtroppo le vicissitudini storiche che abbiamo visto lo travolge. Resta in vita questo codice fino alla fine dell'esilio. Quindi gli ebrei vivono prima dell'esilio queste leggi e durante l'esilio, sia in Babilonia sia a Gerusalemme, quei pochi che erano rimasti. È un codice interessante, lo vedremo, perché cambia radicalmente molte cose rispetto al codice dell'alleanza. Quando gli ebrei ritornano da Babilonia, la situazione sociologica è completamente cambiata. A livello politico, Gerusalemme diventa una provincia, non più un regno amico dell'impero, ma diventa semplicemente una provincia dell'impero. Molti ebrei sono rimasti a Babilonia a servizio dei persiani e quindi molto spesso noi troviamo l'impero persiano che si fa vivo a Gerusalemme con personaggi ebrei. I persiani che reggono questa provincia del sud sono ebrei, non sono persiani. Sono ebrei che sono stipendiati e lavorano per l'impero di Ciro e dei suoi successori Dario, Serse e compagnia. Bisogna cambiare, bisogna proprio che le leggi cambino. E abbiamo la nascita di questo nuovo codice chiamato legge di santità. Levitico dal capitolo 17 al capitolo 26. Una legge più asciutta, ma tremendamente più penetrante nella vita degli individui. Da chi veniva gestita? Beh, il codice dell'alleanza veniva gestita dai capi clan. Non abbiamo ancora i tribunali nel senso nostro. I capi clan facevano da capi militari, da capi religiosi, ma facevano anche da capi giuridici. E quindi queste leggi venivano variamente interpretate a seconda del capo clan che doveva emettere una sentenza per i suoi subordinati. Codice deuteronomico invece ha una caratteristica strana, perché la cosa che ha fatto Giosia si chiama accentramento. Tutto il potere politico solo a Gerusalemme, tutto il potere religioso solo a Gerusalemme, un unico tempio, tutti gli altri santuari sono decaduti come santuari politeisti, quindi santuario di Betel fondato da Giacobbe, Giosia lo dichiara politeista. Sichem, fondato da Abramo, o Beersheba, fondato da Abramo, politeista. Oppure i santuari della sedentarizzazione come Galgala, politeista, Mizpa di Beniamino, politeista, quindi li ha fatti fuori tutti, dicendo l'unico luogo di culto è Gerusalemme. Sì, ma l'unico luogo dove si fa politica è Gerusalemme, e l'unico luogo dove si esercita il diritto nei tribunali è Gerusalemme. Questa specie di accentramento così vergognoso nasce stranamente da un'idea teologica. Per la prima volta, in testi non profetici, viene affermata l'unicità di Dio. Mentre prima nei testi non profetici si parlava di Yahweh come il Dio di Israele, ma non come l'unico Dio esistente, perché si ammetteva che le altre divinità esistessero, solo che Israele adorava Yahweh e non gli altri. Mentre qui abbiamo la radicalizzazione dell'uno. Un solo Dio, un solo Tempio, una sola città giuridica, un solo luogo di politica.
Nel post-esilio, invece, con la legge di santità, noi abbiamo un concetto molto diverso. Non abbiamo questa specie di unità forzata di tutte le potenze che un popolo può esprimere. Nel post-esilio nasce il concetto di santità non come pienezza di vita, ma santità come separazione. Io non sono come gli altri. È un concetto che è rimasto fino ad oggi nel popolo ebraico. Noi non siamo come i goim, noi siamo i goim. Per gli ebrei noi siamo i popoli pagani. Bene, questa santità che per loro da adesso in avanti indicherà separazione è una necessità di sopravvivenza allora, perché questo impero persiano cercava di mescolare i vari popoli. C'era una specie di progetto di globalizzazione piuttosto accentato. Gli ebrei dicono no, noi siamo noi e non vogliamo mescolarci con gli altri. Da qui nasce una legge che, obbedendo a questo principio, modifica tutte le leggi dei due codici precedenti. Ecco, detto questo, noi possiamo benissimo capire come mai nella Bibbia noi troviamo tutto e il contrario di tutto, perché ingenuamente noi, quando leggiamo il testo biblico, pensiamo che sia stato scritto in una notte da Mosè tutto quanto. No. Voi notate come sono le pagine bibliche sono frutto di secoli e secoli e di un'evoluzione piuttosto pesante, condizionata da cultura, politica, situazione economica, militare, religiosa. Detto questo, proviamo ad analizzare solo tre casi di evoluzione, tre, non di più. La legge sugli schiavi, la legge sul prestito e la legge sul nemico. E avremo delle sorprese. Partiamo con la legge sugli schiavi, decisamente chiara nel codice dell'alleanza, molto breve nel codice deuteronomico, piuttosto lunga nella legge di santità. Leggiamo e poi facciamo la comparazione. Ma è bene che i nostri occhi si scontrino con il testo, perché altrimenti voi credete a me, mentre invece ciò che è importante è il testo, non chi vi parla. Siamo alla linea 33001, colonna di sinistra. Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, e nel 7° potrà andarsene libero senza riscatto. C'era un'istituzione nel mondo ebraico per cui tu ti eri indebitato al punto tale da non poter più pagare i debiti, bene, il tuo creditore incamerava la tua casa, il tuo campo, il tuo asino, tua moglie, i tuoi figli e anche te stesso, per 7 anni. Dopodiché ti doveva liberare e ti doveva restituire tutto. Era un equilibrio sociale che faceva sì che non ci fossero latifondi e che non ci fossero gente povera per sempre. Ora, queste cadenze erano fisse, l'anno sabbatico era fisso, per cui se tu avevi dei debiti nella cadenza settennale al 5° anno, il tuo creditore non si incamerava i beni per 2 anni, lasciava passare l'anno sabbatico e l'anno successivo entrava in possesso dei tuoi beni, altrimenti lui godeva dei tuoi beni
e della tua schiavitù solo per 2 anni. E quindi avete queste forme stranissime di equilibri sociali. Bene, quando avrai acquistato uno schiavo ebreo, quindi non comperato ma requisito a causa dei suoi debiti, egli ti servirà per 6 anni e nel settimo potrà andarsene libero senza riscatto. Se venuto solo, solo se ne andrà. Se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. C'è la salvaguardia della famiglia. Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli e figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. Perché? Perché è il padrone che gli ha dato la donna. Quindi la donna resta del padrone, i figli anche, perché sono derivati dalla donna. Ricordatevi che nel mondo biblico il bambino è figlio della donna per quanto riguarda la razza, figlio del padre per quanto riguarda la genealogia, i diritti. Se il padre è della tribù di Levi ed è sacerdote, il figlio sarà della tribù di Levi ed è sacerdote. Ma se la mamma non è ebrea, il figlio non è ebreo. Chiaro? Quindi avete questo mix. In questo caso, questa donna non si sa se è ebrea o meno, e i figli non si sa se sono ebrei o meno. Quindi se è il padrone che dà la donna a questo schiavo, quando lo schiavo diventa libero, la donna resta il padrone, con i figli. Ma se lo schiavo dice, io sono affezionato al mio padrone, mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, cioè in un santuario qualunque. Può chiamarsi Dan, Betel, Silo, Sichem, Mispa, Gilgala e compagnia bella, Beersheba. Lo farà accostare al battente del tempio o allo stipite della porta del tempio e gli forerà l'orecchio con la lesina. Quello resterà suo schiavo per sempre. Chi portava l'orecchino in Oriente si sapeva che era proprietà per sempre di qualcuno. Poi avete un caso particolare che a noi fa ribrezzo. Quando un uomo venderà la figlia come schiava, sempre per debiti, c'è un guaio. Perché mentre il maschietto dopo 7 anni viene lasciato libero, la donna, secondo il codice dell'alleanza, non viene mai lasciata libera. Quindi venduta come schiava, resta schiava per sempre. Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare, cioè obbligherà un suo amico a comperarla, in modo che lui resta con i soldi. Tragica la sorte di questa donna. In ogni caso, egli non può venderla a gente straniera, quindi ad ebrei sì. Non può venderla a gente straniera agendo con frode verso di lei. Se egli la vuole destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. Quindi la dovrà arricchire di una dote in modo che la ragazza e la dote vadano a finire al figlio del padrone. Se egli prende in moglie un'altra, non diminuirà alla schiava, alla prima il nutrimento, il vestiario e la coabitazione. Se egli non le fornisce queste 3 cose, lei potrà andarsene senza che sia pagato il prezzo del riscatto. Vi è chiaro? Ed è chiaro che allora la schiava fa di tutto per essere antipatica.
Proviamo a dare un'occhiatina e facciamo la comparazione con il codice deuteronomico. Siamo ancora alla linea 33001, ma questa volta la colonna di centro. Se un tuo fratello ebreo o una ebrea si vende a te, ti servirà per 6 anni, ma il 7° lo lascerai andare via da te libero. È cambiato il mondo. Se voi notate, c'è la stessa identica legge, quindi lo stesso identico trattamento, sia per lo schiavo maschio, sia per lo schiavo donna. Non c'è più la distinzione di prima. Non è che la ragazza venduta come schiava resti schiava per sempre, ma anche lei ha lo stesso diritto dell'uomo. Cos'è successo? Qui è successa una rivoluzione femminista. Perché contemporaneo a questo codice deuteronomico è la redazione del decalogo di Deuteronomio 5, dove voi alla fine non trovate più la donna tra le suppellettili della casa, come nel codice precedente. In Esodo 20, prima redazione del decalogo, per non farvi venire l'ernia al cervello, andate alla linea 38 e andate alla linea 037. Linea 38, 037. Nella colonna di sinistra voi avete la formulazione di Esodo 20, che è il codice più antico del decalogo. Trovate scritto: non desidererai la casa del tuo prossimo. E poi c'è l'elenco di ciò che costituisce la casa del prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, una sedia, un armadio, un letto o una moglie sono la stessa cosa. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. La donna fa parte delle suppellettili casalinghe. Se voi invece date un'occhiata alla linea 037, però della colonna di destra, del codice del decalogo appartenente all'epoca del codice deuteronomico, voi trovate la donna separata dalle suppellettili della casa. Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Punto a capo, e adesso si dice: non branerai la casa del tuo prossimo. E allora c'è l'elenco: né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Dunque noi abbiamo, nella riforma di Giosia del 622, un cambiamento culturale radicale che obbliga ad allungare di un comandamento in più il decalogo. È un'evoluzione dei costumi, della cultura, della sensibilità. Ma scopriremo dopo, nella seconda parte della nostra conversazione, molto di più in questi cambiamenti. Per il momento teniamo solo un'analisi, chiamiamola così, leggera. Dunque, siamo ancora alla linea 33001. Se un tuo fratello ebreo o una ebrea si vende, ti servirà per 6 anni, ma il 7° lo lascerai andare via da te libero. Quando lo lascerai andare via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote. Urca, anche la buona uscita. No, no, non ridete, è proprio così. Gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio.
quattro pecore, 4-5 sacchi di grano, un po' di consolazione, una botte di vino. Gli darai ciò di cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto. Chiaro? Ti ricorderai che sei... Questa è la motivazione. Se voi notate, non ci sono motivazioni nel codice dell'alleanza. Qui invece c'è una motivazione. Ti ricorderai che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha riscattato. Perciò io ti do oggi questo comando. E tutti quanti diciamo, oh che bello. No, fermi un momento. Non è bello, è un grattacapo in più. Perché? Quando voi tornate indietro e leggete il libro dell'Esodo, nel libro dell'Esodo ci sono due versioni nello spazio di 10 versetti. La prima versione dell'Esodo è questa. Gli ebrei sono invitati a chiedere agli egiziani vesti, argento, perché se stanno per andarsene. E gli egiziani, dice il testo, volentieri glieli hanno dati. Sette versetti più in giù, sono scappati via di corsa, non hanno potuto neanche farli evitare le focacce e quindi hanno dovuto cucinarle senza lievito. Ma questo è dovuto al fatto che hanno dovuto scappare di corsa. Allora tu dici, ferma. Due. E allora il biblista viene il sospetto. La prima versione appartiene ad un esodo precedente a Mosè o è una glossa fatta in questa epoca sull'antico testo dell'Esodo? Perché in questa epoca, siamo nel 622 e anche dopo, gli schiavi se ne vanno con la buona uscita. Gli ebrei in Egitto erano schiavi e se ne vanno con la buona uscita. Siccome la buona uscita prima del 622 non c'era, allora la domanda diventa: quel testo del libro dell'Esodo è una glossa di quest'epoca? O è stata quella glossa ad ispirare questo atteggiamento della buona uscita? Cucù! Siamo alla linea 016, ma se ti dice non voglio andarmene da te, perché ama te e la tua casa e sta bene presso di te, allora prenderai la lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta della casa, non del tempio. Perché? Andate su a vedere lo schema storico. Il codice deuteronomico nasce dopo l'esilio assiro. Nel 722, quando viene distrutto il regno del nord, gli ebrei del nord vengono portati a Ninive e lì si stabiliscono e lì non c'è nessun santuario. E siccome la legge deuteronomica non serve solo per gli ebrei residenti in Palestina, ma per tutti gli ebrei, quelli che si trovano ad Assur o a Ninive, come fanno ad arrivare a Gerusalemme dal momento che c'è un unico tempio e forare l'orecchio lì, no? Allora la legge si adatta e dice non più in un santuario, ma in casa. I mega cambiare religione. È così. Il criterio resta, e cioè tu li fori l'orecchio perché vuole rimanere sempre con te come schiavo, ma non lo fai più in chiesa, lo fai in casa. Anche per la tua schiava farai così. Stesso trattamento, uomini e donne, uguali. Non ti sia grave lasciarlo andare libero, perché ti ha servito 6 anni.
e un mercenario ti sarebbe costato il doppio. Così il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni cosa che farai. Velocemente vediamo cosa succede invece con la legge di santità. Non la leggiamo tutta perché a un certo momento si occupa dello schiavo che non è ebreo, e quello ci interessa relativamente. Siamo sempre alla linea 33001. Se il tuo fratello è presso di te, cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo. Sparita la schiavitù. Perché? Sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Prodotto. Lui è obbligato a lavorare per te, non cambierà ditta, ma tu lo paghi. Quindi lui è schiavo perché non può lavorare sotto un altro padrone. Deve lavorare solo con te per 7 anni, ma tu gli dai la paga perché lui possa riscattarsi prima dei 7 anni. Capite allora che quando noi parliamo di schiavitù nel Medio Oriente, l'errore tremendo che noi facciamo è quello di proiettare la schiavitù greco-romana in Oriente. No, in Oriente lo schiavo si paga. Vi è chiaro? È un salariato obbligato a lavorare sotto quel padrone e basta. Non può cambiare ditta. Questa è la schiavitù. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà in proprietà dei suoi padri. Notate che è la stessa legge sugli schiavi che cambia continuamente. Perciò dal 1100 circa avanti Cristo al 400 dopo Cristo, voi avete in questi 700 anni 3 cambiamenti radicali riguardanti un problema solo. Adesso il problema è il caffè. Ci vediamo alle 11:10.